Ciao a tutti, amanti dell'Urbex in Italia, e bentornati sul canale di Urbex MJ. Oggi vi portiamo in un luogo davvero, davvero, davvero particolare. Ma prima di tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento qua sotto e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che carichiamo. Che belli che erano gli anni 60. Immaginatevi la situazione. Tutti i ragazzetti davanti all'ingresso. Dring, suona la campanella. Tutti che corrono dentro. Qua si faceva meccanica, chimica e odontotecnica. Questi erano gli indirizzi che si potevano scegliere all'interno di questo istituto. E sì, siamo negli anni 60, forse gli anni più belli dell'Italia. Lo sviluppo, i cambiamenti, tante cose successero negli anni 60. Ma ci furono anche degli abusi in quegli anni. Come? Sulle costruzioni. Il cemento che è stato usato per costruire questo istituto non era propriamente dei migliori. La parte est della scuola risale agli anni 90, ma purtroppo nei primi decenni degli anni 2000 vennero fatti gli accertamenti, perché nella zona ci sono stati dei terremoti, era pericoloso comunque. E sottolineiamo, grazie al cielo, che sono stati fatti, poiché l'edificio è risultato essere non idoneo. Quindi purtroppo venne abbandonato, come tanti, tanti, tanti edifici in Italia. Si è optato per trasferire la scuola, che era ancora in costruzione, perché era in continua evoluzione quell'istituto, nella stessa zona, senza arte né parte, così, come se niente fosse. Ma l'edificio è ancora lì al suo posto. Nessuna opera è stata svolta, né per metterlo in sicurezza, né per abbatterlo e costruire qualcos'altro. Quindi ormai siamo arrivati nel 2011, quando viene definitivamente abbandonata. E non solo la struttura, ma anche quasi tutti i suoi contenuti. Stiamo parlando di materiale da centinaia di migliaia di euro di valore. All'interno potete trovare materiale per la meccanica, go-kart, veicoli, roba per la chimica, le ampolle, i bracieri. C'è di tutto. È veramente impressionante. Si entra addirittura in aule con i banchi ancora nella posizione originale. E come i banchi ancora nella loro posizione, certi accessori, certi macchinari, ragazzi, sono ancora incellofanati. È uno schiaffo in faccia all'economia. È assurdo che una cosa simile possa accadere. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Io vi invito come sempre a continuare a seguirci e spero che questi brevi approfondimenti possano piacervi e accompagnarvi anche solo per 5 minuti. Io vi saluto qua e noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui, su Urbex & J. Ciao a tutti.